Paolo Ardizzone della nostra Glam Squad e stiamo per effettuare un trucco metallico. Spiegaci tutto. Buon pomeriggio a tutti intanto. Allora, il metallo è una delle tendenze moda di questa stagione e quindi perché non adottarlo anche sul viso, sulle labbra, sugli occhi come elemento moda da gestire anche su un abbigliamento consueto anche di prima mattina. Quindi quali colori? Beh, andiamo sulle tre tonalità base dei metalli: il rame, il platino e l'oro. Il platino ovviamente non poteva mancare, perché dire argento quando puoi dire platino? Platino. Noi il platino lo preferiamo. Tu vai. No, vogliamo sapere di lei, come ti chiami? Mi chiamo Sara, ho 20 anni e sono studentessa. Ah, bellissima sei, anche senza trucco. Grazie. Complimenti. La base è la sua pelle naturale, okay. Quindi l'ho enfatizzata, sistemata, quel minimo che tutte le donne fanno ogni giorno praticamente. Quindi su un look così fresco e naturale andiamo ad applicare direttamente un rossetto, sorridi leggermente, sorridi, brava, un rossetto color rame. Vedi come immediatamente il look diventa particolare. È molto azzardato. Ma tanto. Un rossetto bronzo. Ma dove ci vai così poi? Ma ovunque. Anche perché... Ma è da sera, dai. Ma no. I metallici possono essere usati sia al mattino che al pomeriggio che alla sera. Come le paillette, praticamente, che possono essere indossate in qualunque momento del giorno. No, sulle paillette sono perfettamente d'accordo, perché... Anche sulle balze. Anche sulle balze di giorno. Ovvio. Però i colori così metallici sembrano troppo forti per il mattino. No, invece io non sono d'accordo. Credo che bronzo sia molto, invece, caldo, bello, ti illumina. E per una bionda? Ma il rame è un colore che sta bene sia alle bionde che alle more, perché comunque è quella componente calda che sta bene a tutti. Il viso pulito e fresco, un rossetto color rame acceso e saturo. Guarda in basso, occhio aperto. Comunque si è visto questo colore sulle passerelle quest'anno? E come? Dobbiamo aggiornarci. È uno dei colori no, di punta. Ma proprio. I vestiti metallici li abbiamo visti, quelli fatti tutti rigidi. Era sì. Forse anche la sfilata d'Armani, credo che anche. C'era. Vedi come però comunque il trucco, immediatamente... No. Si ha un viso fresco, leggero, delicato e si può andare ovunque. Ma adesso che blush gli abbini con adesso questo rossetto? Adesso passiamo agli occhi prima. Ok. Passiamo agli occhi e iniziamo anche qua con un ombretto sempre color rame in crema. Guarda in basso, occhio aperto. Che differenza è allora ombretto crema o polvere? Quelli in crema hanno una perlescenza molto più vivace e la perla rimane multisfaccettata e più spigolosa, quindi la rifrazione della luce è più alta. E quindi quando andiamo a comprare un ombretto in crema che non ci faccia venire poi quelle righe orrende che sembriamo degli Sharpei, cosa dobbiamo chiedere? Beh, oddio, anche l'effetto riga, l'abbiamo visto l'altra volta, è un effetto molto attuale. E ma dobbiamo scegliere però no. Tra quello attuale e quello metallico. Scegliamo quello metallico. Ok, però anche il metallico che vive ha un suo perché. Comunque ma che mi deve vivere il trucco, a me non mi convincerai mai. No, no, è la palpebra nostra che dovrebbe essere senza pieghe, soprattutto. Ma perché è troppo vissuta, poverina, e ce l'ha. Allora, se abbiamo superato i 40, ci sta pure. Ma non è vero. Vedi come è anche bello. È anche bello il fatto che la pelle viva, che lo sguardo viva e che l'occhio viva e racconti l'esperienza della persona che lo indossa, tra virgolette. E questo si applica rigorosamente con il dito, vedo. Allora, si applica molto facilmente con le dita, come vedete, ma si può anche applicare facilmente con un pennello. Anche perché sta molto bene sugli occhi scuri, come vedete. Vedete come dà subito uno sguardo caldo, morbido, sì? Piacevole. Ma essendo un complementare del verde, sta bene anche sui colori chiari e sia sugli occhi azzurri che sugli occhi verdi. Mm-hmm. Ah. Pablo, ma possiamo mischiare i metalli, nel senso usare questo colore per la bocca e invece per l'ombretto usare un altro colore di metallo? Allora, ti faccio vedere un'altra cosa. I metalli si possono assolutamente mescolare tra di loro e anzi ne accrescono proprio la preziosità. Adesso cambiamo, sorridi, brava. Ma togliamo questi colori metallici per la bocca non va a alterare il sorriso? Quindi alcuni colori che ti fanno sembrare i denti un po' più gialli? Non necessariamente, no. Non necessariamente. Perché ci sono dei colori che non aiutano. Evitare, che non assolutamente aiutano. D'accordo. Sono magari quelli troppo gialli o troppo senape. Okay. Questo metallico comunque, avendo una grossa componente arancia, tra virgolette, anzi, tende addirittura proprio a esaltare il candore dei denti. Va bene, ottimo. Allora, abbiamo tolto questo. Domani saranno tutti con il rossetto metallico. Sì. Adesso lo copriamo con un nudo, perché così... Andiamo a vedere proprio come mescolando i metalli abbiamo proprio un effetto prezioso che può essere vissuto sia in maniera sofisticata che in maniera anche più consueta. Quindi andiamo a mescolare
un caldo che è ramato con il platino che invece è un freddo. Quindi per andare a fare un effetto immediato, leggero, semplice, fresco, sofisticato, andiamo, guarda in basso, occhi aperto, al centro della palpebra a dare una ditata. Picchettiamo. Picchiettando appunto il prodotto nella parte centrale della palpebra. Vedi come immediatamente dà luce e tridimensionalità, e vedete che comunque non è eccessivo. No. No, questo mi piace, proprio un punto luce, no, che cattura l'attenzione. Questo che cattura l'attenzione, molto. Esatto. Perché io avevo un po' di paura del platino, devo dire. Invece vedi come mescolando il freddo con il caldo i colori si fondono, si mescolano e si ha una magia nuova. E vale per qualunque incarnato. Assolutamente, assolutamente, perché comunque uno scalda, l'altro raffredda e quindi bilancia tutte le tonalità. Allora, adesso vi faccio vedere come in un attimo anche, con una semplicissima matita nera, guarda in alto, occhio aperto, andiamo a dare un effetto più intenso. Non usi neanche la matita, Barbara? No, io guarda sì. Guarda in alto, uh-huh. Brava. Matita e mascara come se piovesse. Poi prendiamo un po' di matita e andiamo anche a fare una piccola sfumatura nella palpebra inferiore. Allora, vedi come andando poi a sfumare leggermente la matita sulla palpebra inferiore, il trucco pian piano prende più l'effetto di costruzione e diventa bellissimo, più intenso. Che intensissimo. Sì, sì, la matita dentro guardi cambia in alto totalmente lo sguardo, lo rende più intenso, più sexy, se vuoi. Più, anche, ma poi vedi come subito ammorbidisce, ma al tempo stesso intensifica. Quindi non va a dare uno sguardo duro, guarda, ok, brava, guarda in basso, ok. Diventa molto sensuale. Diventa molto sensuale, beh, sai, soprattutto nei paesi arabi il kajal e il kohl sono due elementi imprescindibili sia per l'uomo che per la donna. Mm-hmm. Comunque un consiglio, dimmi tu se sbaglio, non è di truccarsi sempre un po' con la luce del giorno? Beh, truccarsi con la luce che si pensa di vivere successivamente. Ecco, perché se si esce di giorno è giusto truccarsi con la luce del giorno. Sì. Se si esce in altre ore della giornata è giusto cercare di truccarsi con un'impostazione luce adatta a quel tipo di situazione. Quindi se vado ad una festa chiamo e gli dico: senti, ma i led, le luci calde, le luci scure, perché mi devo truccare? Allora, devo ti spiego una cosa. Ma che vuol dire, Pablo? No, ma ti spiego una cosa. Sai che il migliore amico di una donna è un direttore della fotografia. Questo lo so, però per cui non possiamo camminare con un direttore della fotografia dietro, capisci? Oddio. Cioè, dacci oddio delle dritte per essere comunque sempre belle e luminose. Avere sempre Pablo con te. Anche quello aiuta. Quello aiuta. No, comunque, no, ma io te le vado difficile. No, però di giorno, quando vedi certe ragazze che escono con proprio troppo trucco, perché si sono truccate con le luci del bagno e non si vedono con la luce di giorno, naturale. E quindi lì sbagli tanto, secondo me. Poi la sera puoi esagerare un pochino. La sera, perché comunque soprattutto nei locali, nei ristoranti, la luce è più fioca, quindi le cose si sfumano e si, tra virgolette, mangiano. Quindi tutto rimane ammorbidito e più delicato. Per cui vedete che, allora, vi faccio vedere anche una piccola tip. Capita a tutti di macchiare col mascara la palpebra. Quindi con un lecchi simpatico. No, niente lingua. No, niente lingua. Guarda in basso. Dici lecchia quello, ma perché ci devi fare? Facciamo sempre brutte figure. Allora, una piccola tip velocissima. Lecchi. Vedete, girando il cotton fioc, immediatamente la macchia va via e il trucco rimane perfetto. Oh. L'hai messo e l'hai girato. Girato. Mai tirare. Mai tirare. Mai. Perché sennò cosa si fa? Il baffo. E la saliva va a sciogliere il trucco e quindi va a creare la macchia, che poi bisogna andare a risistemare e quindi diventa un passaggio in più. Guarda in alto. Non ne azzecchiamo una. No, però. No, vabbè, sono qua per aiutarvi nel velocizzare anche, guarda in alto ancora, i vari passaggi. Vedi, anche qua, su di lei, sulla forma del suo occhio, vado a mettere il mascara sotto, ma solo nella parte centrale. Vedi perché? Come le dà subito intensità? Perché stendendo nella parte esterna anche, andrebbe a buttarglielo in giù. Invece così glielo apre e glielo allunga. Molto bella. Bellissima. Sì, sì, sì. Ti senti bene? Sì. Ti piace? Per allora il trucco è concluso così? Il trucco no. C'è l'ultimo passaggio che tu mi hai chiamato da subito. Il blush. Brava. Okay. E, allora anche in questo caso, e anche in questo caso sarà metallico. Prendo il pennello. Abbiamo dell'oro, cos'è? Bronzo. Flash. Bronzo. Oh. Bronzo. Bronzo. Leggero, anche qua, poco poco, appena appena una nota di colore nella parte centrale del viso.
e andiamo a bilanciarlo appena appena appena. Vedete come piccoli gesti metallici vanno a rendere il viso prezioso e interessante. È bellissima, vogliamo vedere com'era? Sì, vediamo com'era. Ti piaci? Sì, vediamo com'è, guarda com'eri.